tutti! Oggi prepareremo la ciambella salata con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, latte, parmigiano grattugiato, uova, olio di semi di girasole, lievito istantaneo per torte salate, sale, pepe, basilico, prezzemolo, peperoni, melanzane, zucchine e carote. Diamo il via alla ricetta! Le verdure indicate negli ingredienti sono state precedentemente tagliate a bastoncini e cotte in forno per 15 minuti. Iniziamo la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il latte, le uova e l'olio. Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il parmigiano, il lievito istantaneo per torte salate, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il basilico e il prezzemolo che abbiamo precedentemente tritato ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Una parte delle verdure le abbiamo già posizionate sulla base dello stampo, le altre le metteremo all'interno del boccale. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. Trasferiamo il composto nello stampo a ciambella. Livelliamo bene . Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40-50 minuti circa . Fare sempre la prova a stecchino . La ciambella è cotta . Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo . Ciambella salata con verdure . Grazie e alla prossima ricetta!